Salve a tutti signori, eccoci qui ad un nuovo video dove andrò ad analizzare per la seconda volta, perché avevo promesso che l'avrei fatto, i peluche di AliExpress. E qui veramente, vecchi, io letteralmente mi scompiscio. Per inciso, questo qui non è un peluche di AliExpress, lo potete trovare all'IKEA e c'è in tre colori, grigio, bianco e nero. Ovviamente il mio preferito qui, assolutamente il ratto di Fonia. Ecco, una ricerca su AliExpress, dovete sapere che parte sempre scrivendo una cazzata atomica, tipo yellow plush. Allora, la prima pagina solitamente cerca di presentarti i peluche meglio fatti. Poi dopo comincia a venire, vabbè, meglio fatti, bellissimo, come si mettono in posa così con le papere. Cioè, no dai, questo sono abbastanza... No dai, basta, ma che cazzo ci fate a ste papere? Eh no, questo non lo potete vendere in Cina. No, il paperone, sto qua vestito da pagliaccio. Qui comincia già un po' a sembrare più ritardato del solito, senza capelli, ma che cazzo, una papera gigante, una banana gigante. Tu AliExpress è una dietro l'altro, guarda, cioè, oddio, ma... è una depressione impressionante, cioè dai. Ma quale persona onesta si metterebbe in casa questa cosa qui? Ma dai, ma fa anche schifo, cioè fa schifo, gli scarafaggi non sono una cosa piacevole, metti uno gigante per casa così. Questo qui è diventato qualcosa di più che un rapporto uomo-peluche. Però questa figura di poter cambiare la pezza dentro, secondo me è la svolta. Perché vedete quel peluche dietro dello squalo? Lo fa liberare, lo fa bene. Ma dopo un po' di tempo si smolla. Nel senso che all'inizio è proprio compatto. Poi ovviamente lo usi, lo tiri in giro. Ecco, si riduce così. Se tu potessi cambiare la pezza dentro come questo qua, ho capito che c'è lo svantaggio della zip che non è proprio, insomma, softness friendly, però, cioè, almeno tu te se rovina il peluche, in questo caso il tuo scarafaggio gigante, prendi la pezza nuova, la fracchi dentro, e poi, sempre per parlare di feature dal 2030, prendi il tuo cazzo di kiwi enorme, te lo metti sotto braccio e vai in giro, magari anche due, però questo vabbè. Come vedete, da gente un po' più esperta, e niente, gli fai vedere il mondo. Cioè, che ti dica, non lo sa, non l'ha mai visto. Vabbè, questo non è un peluche perché non avrebbe questa consistenza, ma è letteralmente un porco. Normalmente, voglio dire, uno si siede sulla sedia là dietro e mette le gambe lì. No, invece tu ti siedi sul porco e metti le gambe sul portagambe, perché il porco è la sedia. In caso non andasse bene il porco, c'è comunque il rinoceronte. Quando avete finito di usarlo, lo mettete lì come soprammobile. Non so, scusate, mi ha ucciso la tigre che esce così dalle frasche. Ma ti pare una cosa che puoi incontrare in natura, questo? Pazzesco, questo è deturpare l'immagine di un personaggio dei cartoni. Cioè, guardate qua, pazzesco. Cioè, questo qui è inquietante. Dai. Sembra che abbia appena preso un calcio nelle palle. Cioè, ma non ci può fare un peluche del genere? Ma no, ma è un portacuffie. E ci puoi mettere dentro le AirPods. Io non ho altre parole. Cioè, oltre a essere un peluche, gli devi fraccare il cavo nel culo. No, ma sti cinesi sono veramente un passo oltre, signori. Io non so cosa dire. E beh, ci mancava adesso tutta la serie di portacuffie peluche, a cui comunque il cavo dovrà sempre entrare nel culo in qualche maniera, perché è l'unico posto disponibile, e anche logico, per punto lì. Cosa c'è lì? Decapitato completamente. Scusate, non ero passato nelle recensioni perché ho pensato che di un peluche non si potesse dire niente, invece vi assicuro che ci sono di quelle perle pazzesche. Tipo uno che ha comprato una roba così, ma cosa ha da dire? Non ci sono review. Non ci sono review, nessuno ha comprato sta roba qua. Ma perché mi scrive in spagnolo? Ma no, spagnolo, ma che cazzo? Io quando scopro che il sito è rimasto in spagnolo fino adesso, veramente... Cioè, questo qui, guardate dove guarda. Topo. La versione che ha preso il calcio in bocca. Allora, in sta foto qui sembra che stia urlando dalla disperazione, mentre in questa foto qui sembra il pesce più felice del mondo. Questo se ne è preso addirittura due. Proprio etichetta Disney Store. Ma è quello ufficiale. Mi rifiuto che te lo venda così in Disney Store, cioè impacchettato in queste condizioni. Mi rifiuto, semplicemente mi rifiuto. E questa invece è la versione Chad
pesce Nemo, una micro tartarughina. Ma che fare sospettoso ha questo? Cioè, ma guarda che è proprio, è un diffidente totale. Vi prego, sopprimetemi subito. Il dettaglio della coda comunque è importantissimo. Non si riesce a mettere in italiano sto sito. Cioè, ogni volta che cambio me lo mette in spagnolo. Che cazzo devo fare? Vabbè, questo metti che è anche quasi normale. Però sono sicuro che ci sono degli Scooby-Doo che hanno più di un problema. Eccomi subito servito. Proprio di lusso. Ma di lusso cosa? Gente che dà 5 stelle ma preferisce non commentare. Altrimenti per 11,72 € fratto molto potete comprarvi Tom e Jerry in versione un po' ritardata, però ora della fine comunque Tom e Jerry. Un russo ha detto che vanno benissimo. Vi fidate? Io no. Senti Tom, guarda, metti giù le mani per piacere. E è anche qui molto ambigua. Oh, guardate chi c'è. C'è uno dei pochi peluche che ho inserito nel pacchetto che non ha nessuna scritta. È semplicemente Luigi, così. È già espressivo così e lui è... Guarda, terrorizzato. Non avevate mai visto questa inquadratura, ammettetelo, mai visto. Che versione di Jerry sarebbe questa? Ma perché c'è tutta sta gente che lo compra? No, aspetta, fermo. Questo non... Ah, non è quello della foto? Oppure ci ha ricamato un vestito, ma... Non... Questo dettaglio. Cos'è quella roba lì? Cosa sono le rane? Cosa sta guardando? Il mouse è fresco, come nella foto. Vecchio, io non posso sentire se è fresco. Boccabò, questo è bastardo fino nell'anima, guardalo. Ma poi che te lo compri e fai una cosa del genere? Il coltello è incollato alla colla. Se lo si desidera è possibile staccare delicatamente o tagliare. D'altra parte, il coltello è cucito con un filo. Quindi è cucito con un filo o è attaccato con la colla? Ha scritto spero che non ha alcun virus cinese. La vaccina. Ma poi guardatelo bene in foto. Ok, guardate bene di lato come è fatto, quanto è largo e poi soprattutto di che colore è. Così, ok. Ora, andiamo nelle recensioni e troviamo questo. Sono io invogliato a comprare questo pennuto in questo momento. Divertente. Foto bianca. E come si fa? Perché poi sono sempre in luoghi pubblici? E perché hai guanti? Ma soprattutto che cazzo sono sta roba qui? Ma guarda che spavaldo! Cioè proprio... Questo è nato fiero, c'è poco da fare. Animale uccello sparro, morbido peluche, un pezzo, un sacchetto dell'op. Questo ha fatto una review. Poi ha fatto un additional feedback dove ha scritto un punto. Cioè questo è un boss. Ha imbastito una conversazione tra uno squalo dell'IKEA, che è quello dietro blu scuro, uno squalo falso dell'IKEA, che è quello davanti, e dietro c'è questo sparrow obesissimo, che a me viene da dire è il loro capo, che sta spiegando un po' le mansioni. In caso non bastasse, c'è anche la versione con il nido distaccato, ve lo vendono a parte a 3,69 €, oppure potete prendere il pacchetto per 6,72 €. Il miglior investimento di recente. Mi raccomando a tutti, sparrow sperma è morbido e piacevole al tatto. È schifo. Ho comprato come un regalo, ma sembra che il mantenere hit. E qui non sappiamo poi com'è andata. E in realtà poi additional feedback. Senza di lui, ora, nulla. Il migliore che abbia mai ordinato. Cioè, immaginate questo qua, quanti sparrow e nest di peluche obesi ha comprato in vita sua per poter affermare che questo è il migliore. È venuto per 2 settimane, cioè due intere. Sembra fresco, morbido, niente odori. Cioè, secondo voi questa qua è una review del peluche? Oppure è una review dello sparrow sperma? Cadmi sparrow, miglior investimento ultime volte. È MHQ per Scriddle Catch, un po' di zipti. Affascinante. Qui si sta consumando una scena di guerra. E questo qui sarebbe un orso che... Vabbè, ok. Allora, mi devo fermare perché sennò andiamo avanti all'infinito. Ma... Si potrebbe pensare quasi, se questa serie ovviamente interessa, e spero di sì, a fare delle live in merito a queste cose qui, perché in una live di qualche ora si va ad esplorare veramente molto deep le puttanate che ci possono essere. Ma sono idee, signori, sono semplicemente idee che mi sono venute. Per questo video io me mollo,
spero vi sia piaciuto il format. Ho cercato di tenerlo molto simile a quello fatto da prima, solo che è molto più comodo per me, col microfono qui, la webcam lì, OBS soprattutto, registrare, perché fa tutto lui, io non devo fare niente, praticamente, se adesso io così, preso così dal colletto, l'ho portato via, e qualcuno montasse per me, io non avrei più lavori da fare. Basta, insomma, vi saluto.